che avevamo bisogno di vincere in tutti i modi, che volevamo vincere anche in un certo modo, cioè comandando la partita dall'inizio alla fine, e questo l'abbiamo fatto stando sempre avanti nel punteggio, toccando anche 25 punti di vantaggio e giocando la partita che volevamo fare sia in attacco sia in difesa. Credo che questa partita, come tutto l'ultimo periodo, ha evidenziato sia cose positive che cose negative, perché oggi era per la mia squadra la sesta partita in 3 settimane. Abbiamo giocato a un ritmo che poi ritroveremo nei playoff, anzi forse a un ritmo anche più alto rispetto a quello che troveremo nei playoff. La mia squadra fisicamente, nonostante un piccolo calo stasera, ma era fisiologico, ha risposto bene. Se analizziamo l'ultimo periodo, e mi riferisco da sostanzialmente la partita contro la San Giorgese, cioè dall'ultima partita, dalla prima partita casalinga all'ultima partita dell'anno nuovo, l'ultima partita del giorno d'andata, abbiamo passato un mese che definire altalenante è dire poco. Perché comunque sia abbiamo vissuto momenti brutti, come le due sconfitte consecutive in campionato. Abbiamo rifatto una striscia di vittorie violando un campo come il 100 con loro che erano completamente, e lo sono ancora, in piena forma, perché comunque sia hanno perso solamente il derby a Fortitudo e poi hanno ribaltato, anzi diciamo che hanno dominato loro qua da noi, e poi ieri sera hanno vinto lo scontro diretto in casa a Udine. E siamo arrivati a fare, penso, la più brutta partita dell'anno proprio mercoledì scorso, e sia io che i miei ragazzi ce l'abbiamo tutti negli occhi, di certo non la dimentichiamo. E oggi abbiamo vinto contro una squadra che, seppur priva di un giocatore molto importante come Matteucci, appena 2 settimane fa era stata la prima squadra a vincere sul campo di Livorno, che era inviolato, e che comunque sia rappresentava, ha sempre rappresentato una squadra di assoluto valore, e sono convinto che anche ai playoff, penso che ce l'ha o noi direttamente o altre squadre, insomma, sarà rognosa per tutti doverla affrontare. È una vittoria importante perché comunque mette 8 punti tra noi e loro, che poi sono 10 in virtù degli scontri diretti. Credo che Livorno abbia perso, quindi siamo a 6 punti di vantaggio dalle terze, che a questo punto sono Livorno e Valsesia, che ha, dopo una striscia di vittorie anche lei importante, ha perso a Monsummano. E in questo momento andiamo al riposo con 4 punti di vantaggio su Cecina, che potrebbero essere anche 0, dato che ha già riposato tutte e 2 volte. Fatta questa analisi, ripeto, mi interessa sostanzialmente però la mia squadra. Di solito a me non piace la settimana di pausa, perché le prime 2 volte ci ha spezzato quella che era un'inerzia positiva. Questa volta invece sono molto contento che ci sia la settimana di pausa, perché abbiamo veramente bisogno di riflettere, io, il mio staff e i miei giocatori, su tutto quello che, ripeto, abbiamo fatto di buono, che comunque qualcosa c'è, e anche sulle cose che non sono andate, perché comunque oggi abbiamo perso 14 palloni. È vero che avevo chiesto di correre sempre in contropiede tutte le volte che avevamo la palla, quindi alzando il ritmo comunque ci può stare, però abbiamo concesso 15 rimbalzi in attacco, che sono troppi, considerando che ne ha presi 5 Bolzanella. Abbiamo, come spesso ci capita, ed ora, come ho detto alla scuola nello spogliatoio, abbiamo 2 mesi e mezzo di lavoro intenso per arrivare preparati ai playoff e risolvere questo problema. Abbiamo avuto anche oggi un calo di concentrazione che ci ha portato dal poter, nonostante ci siano anche gli avversari, questo non va mai dimenticato, ma da avere la partita completamente in pugno sul più 25 a farli rientrare fino almeno 11. E questo non va bene, siccome è una cosa che comunque sia, a parte la partita contro il ritorno di Coppa Italia contro 100, c'è quasi sempre stata all'interno delle partite della mia squadra, e
è un difetto che se già prima sopportavamo poco, adesso va corretto perché quello è di cui ha bisogno questa squadra è adesso trovare la forza mentale in questi 2 mesi e mezzo per esprimere appieno tutto il suo potenziale sia in attacco che in difesa. Abbiamo lavorato tanto, sapete comunque sì, abbiamo anche avuto dei cambiamenti in corso d'opera, come è normale che sia per una squadra che all'inizio anno era nuova e comunque la partita con gerarchie diverse rispetto a quelli che erano i piani dell'estate. Non ho la presunzione assolutamente di dire che stiamo trovando la quadratura del cerchio perché, ripeto, 4 giorni fa abbiamo giocato la più brutta partita di tutto l'anno in casa da parte dei nostri tifosi e ne sono sempre arrabbiato e mi dispiace ancora per i tifosi. Però ora è il momento di essere squadra, di essere forte, perché questa squadra tutte le volte, anche nella sconfitta di Empoli, seppur si sia giocato male, ha sempre avuto una reazione, prima dal punto di vista o nervoso o mentale che da quello tecnico. Oggi c'è stata su tutti e due lati, quindi bene così. E niente, ripeto, è una vittoria importante, però adesso dobbiamo concentrarci sul lavoro, che è la cosa principale che avremo nei prossimi 2 mesi e mezzo.